Salve, mi chiamo Marcello Zaccaria, chef di Accademia Barilla. Oggi sono qua per parlare di Selezione Oro Chef, una pasta nata per il mondo della ristorazione. Ottima in cottura espressa e studiata apposta per la doppia cottura. Questo prodotto ha un rilascio minimo di amido nell'acqua e per questo è veramente interessante poterla cucinare in espresso, perché visto che solitamente quando la si cucina in acqua e si ripetono le cotture durante un breve lasso di tempo, solitamente l'acqua tende ad intorpidirsi. In questo caso, grazie alla trafilatura in teflon, grazie alla particolarità delle semole, alla tecnica di essiccazione, questo non avviene. Parliamo adesso di doppia cottura. Doppia cottura, metodo utilizzato nel mondo della ristorazione per poter gestire i flussi durante il servizio. Come vi dicevo prima, la nuova Selezione Oro Chef è ideale per questo tipo di preparazione. Anche in questo caso la proporzione di sale è importante, infatti ricordiamoci sempre 10 litri di acqua, 70 g di sale per 1 kg di pasta. In questo caso, visto che utilizziamo un cucipasta da 30 litri, utilizzeremo 210 g di sale. Come funziona la precottura della pasta? Vuol dire precuocere, vuol dire cucinare la pasta per il 50% del suo tempo totale. In questo caso abbiamo degli spaghetti, tempo totale sono appunto 9 minuti, la cucineremo in acqua bollente salata per 4 minuti e mezzo. Fatto questo passaggio, girandola di tanto in tanto, la andremo a mettere in una gastronom con un filo d'olio vegetale. Perché si utilizza l'olio vegetale? Perché si ha bisogno di un olio non troppo caratterizzato, perché altrimenti dopo, quando l'andremo a rigenerare in acqua bollente per circa 60 secondi, la pasta potrà prendere il sapore dell'olio. La pasta non va mai raffreddata in acqua fredda o a temperatura ambiente, ma sempre in abbattitore. L'abbattitore ci permette di raffreddare velocemente un qualsiasi tipo di prodotto, in questo caso la nostra nuova Selezione Oro Chef, per far sì che poi dopo l'andremo a riprendere successivamente e l'andremo a rigenerare in acqua bollente e salata per altri 30-40 secondi. Un'altra cosa, non per ultimo ma molto importante, è quello del riposo. La pasta, nel momento in cui l'andiamo ad abbattere, ha bisogno di almeno un'ora di riposo, cioè nel momento in cui la precuociamo noi la cuciniamo il 50% del suo tempo. Questa pasta, oltre al raffreddamento veloce in abbattitore, ha bisogno di stazionare per almeno un'ora in frigorifero. Passata quest'ora di stazionamento, il prodotto lo si può rigenerare o in padella o in acqua bollente. Chiaramente se lo si rigenera in padella ci sarà bisogno di aggiungere del liquido oltre al sugo, invece nel caso in cui lo rigeneriamo nell'acqua bollente basteranno appunto 30-60 secondi, tenendo sempre come proporzione quanto detto in precedenza, perciò 10 litri di acqua, 70 g di sale per 1 kg di pasta. Un'altra cosa molto importante è legata al fatto che una pasta precotta deve essere utilizzata nell'arco di 24 ore, perciò solitamente la precottura avviene la mattina presto e ci permette di avere un prodotto pronto per riessere rigenerato in acqua bollente o in padella nell'arco delle 24 ore. Andiamo a salare l'acqua e partiamo con la cottura. Quattro minuti e mezzo, partenza. La pasta ha raggiunto metà del suo tempo di cottura. La scoliamo. La mettiamo in una gastronom. E aggiungiamo un filo d'olio. In questo caso, come vi dicevo, olio di semi, perché non rilascerà dei sapori particolari al prodotto. La stendiamo bene. E la andiamo a mettere in abbattitore.
Lo spaghetto in doppia cottura è pronto per essere rinvenuto in acqua bollente salata. Come potete vedere l'ho coperto con della pellicola. Rivediamo un attimo insieme i vari passaggi. Ho preso la pasta, l'ho precotta per il 50% del suo tempo in acqua bollente, tenendo la proporzione ogni chilo di pasta 10 litri di acqua e 70 grammi di sale. L'ho cotta appunto per metà del suo tempo, in questo caso è uno spaghetto, cuoce in espresso 9 minuti, l'ho precotto 4 minuti e mezzo. L'ho messo all'interno di una gastronom, un filo d'olio di semi e l'ho abbattuto con l'abbattitore di temperatura, chiaramente messo in modalità positiva, cioè a 4 gradi. Passati circa 10 minuti il prodotto si è raffreddato, l'ho tirato fuori dall'abbattitore, l'ho coperto con della pellicola e l'ho messo in frigorifero. In frigorifero ho lasciato il prodotto tranquillo a riposare per almeno un'ora. Adesso siamo pronti per rigenerarlo in acqua bollente salata. Prendiamo la nostra pasta, la immergiamo per circa 40-50 secondi, anche un minuto, dipende un po' da quanto poi la facciamo stazionare in padella. Quando la pasta raggiungerà la temperatura di servizio sarà pronta per essere saltata in padella con, in questo caso, un sugo di pomodoro e poi è pronta per essere mangiata. Come vi dicevo prima, volendo possiamo anche riscaldare direttamente la pasta in padella. In questo caso non c'è bisogno più di immergerla nell'acqua bollente, ma basterà aggiungere un po' di liquido al sugo e chiaramente i tempi si allungheranno leggermente, dal minuto andremo al minuto e mezzo, due minuti, sempre in base alla quantità di prodotto e alla forza fuoco che abbiamo a disposizione. A questo punto passiamo alla preparazione, al rinvenimento. Leviamo la pellicola. Come potete vedere il prodotto rispetto a prima, appunto a quando lo abbiamo messo in abbattitore, ha preso la giusta morbidezza. Lo andiamo ad immergere in acqua bollente. Nel frattempo il nostro sugo ha già raggiunto la temperatura ideale. Sono passati circa 40 secondi, l'andiamo a scolare e l'aggiungiamo al sugo. Spadellata veloce. La pasta ha raggiunto la giusta cottura, a questo punto passiamo all'impiattamento. Spaghetto numero 5, selezione dello chef, nuova qualità. In questo caso è stato lavorato in doppia cottura, è stato precotto per il 50% del suo tempo, è stato raffreddato in abbattitore, dopodiché l'abbiamo rigenerato in acqua bollente per qualche secondo e finito in padella con il sugo.